Grazie Francesca per aver organizzato un incontro molto importante, grazie ai nostri ospiti, a Maria Edera che ha dedicato questo weekend alla Regione Puglia e a Rossana che è qui anche per il suo intervento che mi stanno anche seguendo in alcune tappe. Io veramente credo che il 20 e il 21 settembre abbiamo un'opportunità importante, no? Abbiamo parlato dei valori delle donne, del loro contributo nelle decisioni e nella rappresentanza politica. Sono l'unica candidata presidente donna in questa competizione elettorale. Tra l'altro, nell'ultima seduta di consiglio, io mai me lo sarei immaginata, è finita l'ultima seduta di consiglio regionale con un'offesa piuttosto importante alle donne, nel senso che si doveva introdurre la doppia preferenza di genere, che in realtà, appunto, come già diceva anche Maria Edera, non è un tema che ci appassiona particolarmente, nel senso che tutti riconosciamo che un paese normale non avrebbe diritto, non avrebbe bisogno di questo strumento per promuovere la partecipazione delle donne in politica. E anche perché la nostra forza politica per primo non ne ha mai avuto bisogno, però effettivamente nelle altre forze politiche è così. E tra l'altro, per fermare questa cosa, che è un obbligo di Stato, io ho visto uno spettacolo impressionante: il centrodestra che presenta 2000 emendamenti, il centrosinistra che abbandona l'aula, si spacca la maggioranza, cade il numero legale. Cioè, noi queste cose le abbiamo fatte, ma le abbiamo fatte quando abbiamo provato a fermare veramente le schifezze, gli abusi, gli sprechi, i privilegi della politica che hanno provato ripetutamente a mettere in campo e a promuovere o agli amici della politica in questi anni. Non le abbiamo mai fatte per fermare le donne, ma che paura fanno le donne? Evidentemente questo è un modo proprio di ragionare, di meccanismi politici che veramente ci sfuggono, perché sono da vecchia politica e seguono degli obiettivi molto diversi. Quindi è veramente un significato importante alla fine questa candidatura di una persona, di una società, di cittadini che scelgono di farsi stato per un periodo, di fare politica per un periodo limitato della loro vita. Il nostro contributo in questi 5 anni è stato a volte molto innovativo. Voglio raccontarvi alcuni episodi. Sono stata in commissione bilancio. Una volta mi sono capitati in commissione bilancio 20 debiti fuori bilancio, anzi 20 proposte di legge, ognuna di queste proposte di legge aveva 20 debiti fuori il bilancio al suo interno che dovevamo studiare, valutare e votare da un giorno all'altro. Nel giro di 2-3 giorni dovevamo dire che cosa ne pensavamo di questi debiti fuori bilancio. Arrivano e noi li studiamo. Assurdo, ma c'è qualcuno che lì legge qualcosa prima di averla votata. Dico questo con questa battuta perché sono stata l'unica ad aver letto quello che stavamo andando a votare. Scopriamo così che volevano far finire tranquillamente 250.000 euro a un unico avvocato e altri 120.000 euro come consulenza a un altro unico avvocato. Chiedo spiegazioni perché io volevo conoscere questo avvocato straordinario che stavamo pagando di colpo 250.000 euro e quell'altro avvocato che stavamo pagando 120.000 euro. E quindi chiedo all'avvocatura regionale di venire a spiegarci che cosa stava accadendo. È in quel momento che scopro che ero l'unica ad aver letto le carte, perché anche la maggioranza di centrosinistra mi chiede, ma veramente stai dicendo, mi chiede dettagli, approfondimenti, si stupisce lei per prima, si scandalizza lei per i contenuti di una proposta di legge che stavano per votare. E allora facciamo venire l'avvocatura, una settimana dopo però ci chiede un'altra settimana di tempo per approfondimenti. Gliela concediamo, 2 settimane dopo ci chiedono un'altra settimana di tempo per approfondire, 3 settimane dopo si scusano, ritirano i debiti fuori bilancio, non erano dovuti, scoppia il più grande scandalo giudiziario dell'avvocatura regionale degli ultimi tempi, perché hanno scoperto che poi in passato si è fatto diverse volte. Ma soprattutto vi abbiamo fatto risparmiare 500.000 euro, che altrimenti, i nostri soldi, che altrimenti sarebbero tranquillamente finiti nelle tasche di chi non dovevano finire. Questo è un metodo, ripeto, di rivoluzionario non c'è stato nulla quel giorno. Di rivoluzionario c'è stata soltanto una persona che ha letto quello che stava andando a votare, esattamente il motivo per cui noi paghiamo i consiglieri regionali, per cui io sono pagata, con la differenza che mi costo anche la metà degli altri consiglieri regionali delle altre forze politiche, perché anche noi,
riduciamo i nostri stipendi, li mettiamo a disposizione della comunità ed è così che abbiamo finanziato prima delle salette cinematografiche nei reparti di pediatria degli ospedali pubblici pugliesi. È stato un momento molto bello perché quello che ci dicevano gli infermieri poi va oltre quello che tu pensi di aver fatto. Quello che ci dicevano gli infermieri è che quei bambini che andavano lì, finiva che il bambino più ricco si portava la TV, il bambino più povero no. E allora il bambino più povero cercava di sbirciare il cartone animato dal bambino più ricco. Invece così abbiamo portato in qualche modo proprio equità, un servizio per tutti i bambini, a prescindere dalle loro condizioni economiche. Poi in secondo luogo abbiamo finanziato dei progetti scolastici, Facciamo Scuola era, non era Facciamo Eco Scuola che è entrato dopo in campo. E poi in ultima analisi, l'ultima volta, abbiamo comprato dei dispositivi di protezione individuale alle guardie mediche di tutti i 258 comuni pugliesi. Erano le mascherine, erano le tute, i gel per le mani e tutto questo, e le visiere per gli occhi. Tutto questo in un momento in cui la Regione Puglia non riusciva a trovarli, perché in realtà non aveva agito in tempo. Noi li abbiamo trovati con difficoltà, ma avevamo agito molto prima di quanto stava agendo la Regione Puglia, sicuramente un quantitativo più limitato rispetto a quello che servivano negli ospedali, però abbiamo voluto dare un segnale che se la politica è tempestiva, guarda il territorio, non guarda gli affari propri, rinuncia ai propri privilegi e quindi ai costi e agli sprechi della politica, ecco che magicamente si trovano le risorse, si ottengono, si fanno i fatti e si proteggono soprattutto le guardie mediche, gli operatori sanitari in un momento di pandemia. Sì, hanno fatto tanto in quel momento, veramente. Dopodiché, un'altra volta, noi abbiamo fatto luce su quelli che erano delle cose che erano lì da tantissimo tempo, ma che nessuno aveva mai visto, no? Nonostante, voglio dire, ci hanno amministrato dei cosiddetti esperti della politica. Noi saremmo gli inesperti, ma noi chissà perché abbiamo fatto luce su cose che loro hanno ignorato. E parlo ad esempio della nuova sede del Consiglio regionale. È un'opera la cui gara di progettazione fu aggiudicata nel 2003. Amministrava Fitto questa regione e fu giudicata illecita dalla Corte di Cassazione. Furono condannati i commissari. Nonostante questo, delle intercettazioni parlavano di un certo Raffaele che poi alla fine non si è ancora capito esattamente chi è. Alla fine, quest'opera però hanno proseguito a realizzarla come se nulla fosse e hanno proseguito fino alla conclusione nel 2019, comunque 16 anni dopo il 2003 in cui ci dicevano che l'opera era urgente, e con la variante in grandissimo stile da 10 milioni di euro di quest'ultima legislatura, quando la regione è stata amministrata da Michele Emiliano. E si tratta di un'opera che ci ha subito incuriosito, perché quando aumentano i tempi, questo l'abbiamo imparato, saremo pure inesperti, ma questa cosa l'abbiamo imparata solo noi, chissà perché, quando si allungano i tempi si allungano anche e aumentano anche i costi. E quindi andiamo a vedere. In effetti è successo che quell'opera che doveva costarci 40 milioni di euro ci è costata oggi circa 95 milioni di euro. La variante, l'ultima, è stata poi l'exploit, l'oggetto proprio delle nostre valutazioni più importanti. Abbiamo trovato lì le famose plafoniere d'oro. Abbiamo trovato a un certo punto 1638 plafoniere che vengono sostituite a neon, vengono sostituite a LED, e fin qua siamo tutti d'accordo. Dal 2003 al 2019 la tecnologia è chiaramente diversa, la normativa è diversa. Il problema è che quelle 1638 plafoniere volevano farcele pagare 638 euro l'una, mentre noi avevamo carte alla mano dimostrato che potevano costare tranquillamente 170 euro l'una. Ma voleva essere buoni, perché in realtà, no, detto fra noi, anche a 35 euro le trovavano, ma 170 euro l'una per essere dignitose da ufficio pubblico, le abbiamo, come quelle ad esempio del provveditorato delle opere pubbliche del Lazio e della Sardegna. Che succede invece? Succede che volevano farcele pagare 638 euro l'una, noi facciamo le nostre interrogazioni lì, sono diventate famose le plafoniere, ma in realtà ne abbiamo trovato di tutto e abbiamo puntualmente denunciato tutto alla magistratura e anche in un'interrogazione, per esempio i controsoffitti, le pareti divisorie, i cavi elettrici a grossa sezione in più, 19 chilometri di cavi elettrici a grossa sezione in più si sono inventati a un certo punto, c'è un cavo che inizia a Perugia e finisce ad Assisi e dovrebbe essere contenuto tutto in quel palazzo. Ci ignorano, come sempre. Poi a un certo punto arriva un giornalista, Massimo Giletti, che vede un mio video online
e si appassiona al tema. Quando il giornalismo fa il giornalismo, si muovono le acque. In effetti diventa un caso pubblico, ma soprattutto magicamente queste solo le plafoniere per il momento iniziano a costare la metà. Dimezzano il loro costo. Vi abbiamo fatto risparmiare altri 600.000 euro, ma io vi garantisco che sono solo i primi, perché appunto lì ci sono tanti altri articoli. Questo è quello che più volte ci è capitato di trovare, fare trasparenza negli appalti pubblici, vedere come sono spese le vostre risorse. Oggi parliamo anche di fondi europei. Guardate, i fondi europei funzionano, per esempio, pensiamo ai fondi strutturali dello sviluppo regionale economico. Sono divisi in 13 assi, ogni asse è un tema, ogni tema ha degli obiettivi e ogni obiettivo deve essere misurato. In sostanza l'Unione Europea ci dice: tu spendi questi soldi, sono 7 miliardi di euro il POR FESR della Puglia tra il 2014 e il 2020, però stai attento a misurare se raggiungi gli obiettivi che ti sei prefissato. Sostanzialmente ogni singolo euro dei pugliesi che spendi devi accertarti che raggiunga il tuo obiettivo. Ci sono degli obiettivi che però non sono mai stati misurati, mai dagli anni 2000. Un esempio: l'incremento occupazionale nel settore turistico e culturale, tutte parole di cui si è sempre riempita la bocca la vecchia politica. Cultura, turismo, occupazione nella cultura e nel turismo. Quanti discorsi abbiamo sentito su questi temi? Tantissimi. E c'è stato un politico che ci ha amministrato, che ha misurato quanto stava aumentando l'occupazione nella cultura e nel turismo ogni volta che si inventavano un bando e che spendevano quei soldi? No, non c'è stato. E questo è molto grave, perché io sono sicura che alcuni di quei bandi sono ottimi, che alcuni di quei bandi anzi vanno potenziati, altri magari sono meno efficaci, ma noi oggi non siamo nelle condizioni di dire cosa è servito, cosa va migliorato, cosa deve essere completato, cosa deve essere cancellato, perché non hanno mai misurato ogni volta che spendevano un euro nostro se si raggiungeva l'obiettivo dell'incremento occupazionale nel settore turismo e cultura. Questo indica chiaramente che gli obiettivi di quella spesa evidentemente per la vecchia politica sono altri, e sono quelli che misurano con altri indicatori, diciamo così. Questo è quello che manca al nostro territorio. Strumenti che esistono ma che non vengono usati. Pensiamo al primo dei nostri problemi, la mancanza di lavoro. Noi ora abbiamo questo come tema di tutte le province pugliesi, di tutte le famiglie pugliesi, anche quelle che stanno bene. Sono preoccupate dalla mancanza di lavoro in Puglia, perché magari hanno un figlio, una figlia, c'è una moglie, c'è un uomo, c'è un marito che rischiano di perdere un posto di lavoro e che temono di non trovare un futuro qui. Esiste il centro per l'impiego per questo, e cioè quel luogo dove si deve incrociare domanda e offerta di lavoro. Io propongo. Oggi i centri per l'impiego non sono più un punto di riferimento per i disoccupati, non lo sono neanche per i lavoratori, non lo sono meno che mai per gli imprenditori. Io propongo proprio questo, che diventino un punto di riferimento per gli imprenditori, che vanno lì, trovano il personale che stanno cercando, trovano le informazioni sulla normativa delle assunzioni, sulle agevolazioni per le assunzioni dei disabili, delle donne, dei giovani, degli over 45 e così via. Questo lo dico perché sappiamo, numeri alla mano, che ci sono delle professioni che le nostre imprese pugliesi stanno cercando ma non riescono a trovare in Puglia. È il caso per esempio degli ingegneri energetici o dei tecnici elettronici. Sono figure professionali che stanno cercando, ma ce ne sono troppo poche e quindi non riescono a trovarle, fanno fatica. Oppure ci sono altre professioni che le nostre imprese cercano, trovano, ma non sono soddisfatti della qualità della formazione. Ed è il caso, per esempio, dei tecnici del marketing oppure degli specialisti del mercato. Questo allora mi sembra chiaro che la soluzione sia molto semplice. Se c'è
qualcuno che vuole offrire posti di lavoro ma non trova il personale adatto, e c'è qualcun altro, perché se siamo al 16% di disoccupazione, al 40% di disoccupazione giovanile, c'è qualcun altro che sta cercando un posto di lavoro, bene, noi dobbiamo far incrociare, comunicare questi due mondi. Per questo abbiamo proposto la community della formazione, che è un luogo fisico e virtuale di confronto continuo tra il mondo dell'università, della formazione universitaria. Io ne ho già parlato con i rettori universitari, che attraverso il CURC sono tutti riuniti in un coordinamento unico. Il mondo della formazione, degli enti di formazione, quello delle scuole superiori, le associazioni di categoria delle imprese e la pubblica amministrazione, in maniera tale da creare un sistema di formazione che è una competenza regionale soprattutto, un sistema di formazione che crea e che aiuta sia il giovane che si sta formando, sia il disoccupato, magari più grande che si sta formando, la disoccupata, a trovare un posto di lavoro già prima di aver conseguito il titolo. Perché il mondo da cui viene e quello in cui sta andando stanno già comunicando per lui e per lei e stanno progettando il suo futuro con lui e con lei. A questo dobbiamo ambire. Questo possiamo fare. Perché altre realtà, anche straniere, lo fanno, estere. Noi perché non lo facciamo? Guardate, non è difficile capire perché non lo facciamo. Andiamo a vedere i centri per l'impiego. Oggi mancano sedie, personale, software. Tra l'altro erano 8.000 gli impiegati nei centri per l'impiego in tutta Italia. In Germania sono 110.000. Con il Movimento 5 Stelle a livello nazionale si è portato quel numero, 8.000, a 20.000, si sta portando a 20.000, ma ancora siamo lontani ovviamente dai numeri, anche perché in 2 anni non possiamo risolvere i problemi che questo paese si trascina da 30 anni. Però andiamo a vedere la Puglia. La Puglia, questi centri per l'impiego, li gestisce in Puglia, li gestisce l'ARPAL, l'Agenzia Regionale delle Politiche Attive del Lavoro. A capo dell'ARPAL chi ci abbiamo? Secondo voi ci abbiamo... Michele Emiliano ha scelto, che è una nomina di competenza regionale, ha scelto la persona più adatta a innovare i centri per l'impiego, a renderli finalmente dei punti di riferimento degli imprenditori, che si ispiri magari alle realtà estere, straniere, internazionali, per efficientare e per portare qui le buone pratiche? Non ha scelto questo. Quando ha scelto chi nominare, lui si è fatto un'altra domanda. Lui si è chiesto: chi posso mettere lì che mi porta dei voti che finora non ho mai preso? Ed è così che ha scelto Massimo Cassano, un esponente del centrodestra e che oggi è a capo dei servizi del centro per l'impiego dell'ARPAL, nominato da Michele Emiliano del centrosinistra. La stessa fine ha fatto il nostro acquedotto pugliese. Michele Emiliano non si è chiesto finalmente un manager in grado di risolvere il problema delle perdite irrigue, perdite idriche che ci sono da sempre, di risolvere il problema della depurazione in maniera tale da evitare di inquinare anche le nostre acque, salvaguardare la qualità dei nostri mari, che tra l'altro ci facciamo anche turismo noi sul nostro mare. Non si è chiesto questo, si è chiesto ancora una volta, un presidente da nominare. Chi posso nominare che mi aiuta a prendere dei voti che finora non ho mai preso? La risposta in questo caso è stata Simeone Di Cagno a Brescia, candidato di centrodestra della città di Bari, quando lui era il candidato di centrosinistra della città di Bari. Questi sono i ragionamenti e questo è il destino che seguono i nostri servizi pubblici, quelli più strategici per noi, perché stiamo parlando dei centri per l'impiego, che ci aiutano a risolvere il problema della mancanza del lavoro, che è il primo problema che abbiamo, dell'acquedotto pugliese, che fa la cosa, diciamo, proprio banale, superflua, superficiale, di portare l'acqua potabile nelle nostre case. Su quello nessuno deve fare mai speculazione, neanche politica, perché parliamo di acqua, quello che ci dà la vita, che ci permette di vivere. Lo stesso è accaduto con i consorzi di bonifica, che rappresentano un'opportunità, un servizio fondamentale per i nostri agricoltori, perché quando non funzionano si vede, non arriva l'acqua, non sono ripuliti i canali. Alla prima pioggia vengono inondati i nostri campi e si distrugge il lavoro e si distrugge il raccolto. Ancora una volta lì non ha messo quello che avrebbe potuto finalmente risanare il debito, ripristinare i servizi, far trovare la soddisfazione degli agricoltori nel pagare le tasse, perché le pagano le tasse, ma non hanno il servizio indietro. No, si è chiesto ancora una volta
ha scelto un esponente politico e lì ci ha nominato Borzillo. Tra l'altro, finito al centro di una bufera giudiziaria, io lo chiamavo contenzioso di bonifica e non più consorzio di bonifica, perché erano più i soldi che si sprecavano in tasse, in cause, consulenze, piuttosto che quelle nel garantire il servizio agli agricoltori. Sull'agricoltura poi è stato fatto quello che Francesca anticipava. Un crimine politico perfetto. 1.600.000.000 di euro di PSR dovevano essere spesi tra il 2014 e il 2020. Sono soldi che si vedono, sono soldi che arrivano ai giovani. La misura del primo insediamento è quella che arriva ai giovani, che a volte da loro è veramente uno spartiacque. O resto qui grazie al PSR, avvio un'attività agricola, oppure non ho più possibilità e me ne vado fuori regione, me ne vado all'estero a cercare lavoro. Aver speso solo il 30% in 7 anni, nei 7 anni in cui si dovevano spendere tutto quel 1.600.000.000 di euro, salvo una piccola deroga di 2-3 anni, è un crimine politico. Perché non puoi fare un errore del genere in agricoltura. L'agricoltura è il settore più importante della nostra economia. Oggi noi non avremmo dovuto parlare di risorse da spendere che mancano, che dobbiamo andare a riprenderci in Europa, perché l'Europa ragiona così: tu non hai speso quei soldi, io non te li do mai più, non ti servono. È chiaro il messaggio dell'Italia e della Puglia: non servono quei soldi agli agricoltori e quindi non ce li darà mai più nelle prossime programmazioni. Ora noi invece dobbiamo andare in Europa a spiegare che questo ragionamento non deve valere, che non è vero, che ci servivano, ma che avevamo degli incapaci che per fortuna abbiamo mandato a casa. E gli incapaci sono due. I criminali politici sono due. Il primo è Michele Emiliano e guida la coalizione di centrosinistra, lo conosciamo tutti. Il secondo è Leonardo Di Gioia ed è stato assessore all'agricoltura e adesso è candidato con Raffaele Fitto. Quindi votare Fitto o Emiliano significa in qualche modo andare a premiare, a ringraziare, a chiedere di rifarlo ancora uno dei due criminali politici autori del disastro del PSR in Puglia. La sfida dell'agricoltura oggi doveva essere e sarà un'altra: l'internazionalizzazione, promuovere i nostri prodotti all'estero, ma i nostri prodotti che si portano dietro una storia, che si portano dietro un confezionamento, una storia di una realtà agricola, di una famiglia aziendale. E doveva essere la valorizzazione dei marchi, per esempio. Noi abbiamo delle filiere che si chiudono perfettamente, come la filiera ortofrutticola, e che ha anche ottime performance di esportazione, ma abbiamo delle filiere, per esempio la vitivinicola o l'olivicola, dove siamo grandissimi produttori, a volte anche grandi trasformatori, ai primi posti nelle classifiche di tutte le regioni italiane, però poi scendiamo a metà classifica e ci facciamo superare dal Veneto, per dire, in esportazione. Il Veneto che non è tra i primi produttori. Questo a me dispiace molto, perché significa che là producono di meno, lavorano di meno, ma guadagnano di più su quel lavoro. Ecco perché noi dobbiamo invece riguadagnare questi margini. Lo possiamo fare con il patto per l'export, lo possiamo fare anche con il PSR, con la nuova programmazione in particolare. Ma poi il tema dell'agricoltura ovviamente si lega, così come quello del turismo, si lega a quello dei trasporti. Noi abbiamo delle strade che ci fanno vergognare, su cui non dovrebbe camminare nessuno, invece camminiamo noi, camminano i turisti, camminano le nostre merci agricole. Abbiamo dei collegamenti ferroviari che mancano, che non ci soddisfano, lo dicono i dati. Il 70% dei pugliesi sceglie per uno spostamento anche quotidiano di entrare nella sua auto e guidarla. Solo l'8% sceglie un treno, gli altri scelgono autobus oppure scelgono di andare con la macchina di qualcun altro. Perché mancano le coincidenze, non c'è un'adeguata, e non soddisfano le condizioni di igiene delle stazioni ferroviarie. Questi sono i due motivi principali, ma poi di problemi ne abbiamo tanti. In realtà c'è anche un problema rilevato di, diciamo, formazione del personale, ecco, diciamo così, di gentilezza, di servizi, di capacità di fornire informazioni, perché non hanno la formazione. Anche questo, il settore dei trasporti, è un altro settore che o lo gestisce la vecchia politica, e cioè come oggi, ci fa i 6 ambiti provinciali, le 6 province quindi ragionano all'interno di loro stesse e quindi il biglietto unico regionale è una chimera, oppure, e poi soprattutto decidi le corse a tuo piacere, oppure lo gestisci con la nuova politica che fa un'altra scelta, e cioè decide
e rileva quali sono gli spostamenti dei pugliesi, quali sono le corse che io devo garantire. Io devo aiutare i pugliesi a raggiungere la posta, a raggiungere i tribunali, a raggiungere gli ospedali, i turisti a raggiungere dalla costa l'entroterra, perché noi possiamo chiamare i turisti per il nostro splendido mare, ma una volta che arrivano là, un turista senza la sua auto, beh, non può rimanere bloccato sulla costa. Per carità, il mare è bellissimo, se lo gode pure, però questo lo accontenta, si accontenta di questo per il primo, il secondo, il terzo e il quarto anno, ma proprio se è paziente. Dal quinto anno in poi si scoccia a fare sempre la stessa cosa, ha bisogno di collegamenti che lo colleghino con le realtà dell'entroterra e quindi lo metta in contatto, in collegamento con tutto il sistema culturale, dei siti archeologici che abbiamo e che vanno esplorati e vanno conosciuti per diversificare l'attività turistica di un turista, appunto, che arriva qui e vuole fare anche qualcosa di diverso, non vuole fare sempre le stesse cose. Ma poi il tema più importante, ovviamente, dopo la mancanza di lavoro, è la sanità. Da questo punto di vista, anche qui offriamo un'alternativa. Fino ad oggi il destino di un reparto e di un ospedale, quale doveva morire, quale doveva nascere, quale doveva sopravvivere, quale doveva esplodere in bellezza, lo decideva l'amicizia, lo ha deciso spesso l'amicizia o l'inimicizia di un primario con un politico. Noi proponiamo un altro metodo, lo deve decidere il territorio, e come? Non solo con l'ascolto continuo, ma con i dati concreti. Andiamo a vedere quali sono le malattie di un territorio. Quello mi deve indicare qual è il reparto che io devo potenziare, qual è quello che posso lasciare così com'è. Le liste d'attesa. Quanto tempo aspettano i cittadini per una prestazione? Questo mi deve indicare quante persone devo assumere e per che specialità e quante macchinari devo acquistare. I dati della mobilità passiva e così via. Ma prima di fare tutto questo noi dobbiamo avere la sanità del territorio, le aggregazioni dei medici di famiglia che con la guardia medica fanno la continuità assistenziale, le case della salute, gli ospedali di comunità, l'assistenza domiciliare con l'infermiere di famiglia, la telemedicina. Questo per evitare gli accessi agli ospedali, ma non perché ci siamo scoraggiati, ma perché siamo soddisfatti della sanità del territorio. Noi oggi andiamo in un ospedale, ci infiliamo in un pronto soccorso per ricevere una prestazione per cui dovremmo andare in un ambulatorio, ma non lo facciamo perché manca, perché non ci soddisfa, perché c'è poco personale e quindi preferiamo prenderci la giornata di lavoro, chiuderci nel pronto soccorso e aspettare, perché se i codici sono bianchi è finita, chissà quando ci assistono. E questo perché manca la sanità del territorio. Io sono stata all'Osservatorio Epidemiologico Regionale, voglio raccontarvi questo episodio. L'Osservatorio Epidemiologico Regionale è quello che rileva le malattie di un territorio e che dovrebbe dirci, nella mia, insomma, proposta, quali sono i reparti di un territorio, perché è chiaro, le malattie nella provincia di Bari sono diverse dalle malattie nella provincia di Lecce e quindi diversifichiamo anche la presenza dei reparti. Quando sono entrata nell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, lo confesso, e avevo la convinzione di andare a fare il blitz del secolo e di trovare dei nulla facenti, delle persone che erano lì e, cavolo, mai è stata programmata, legata la sanità al dato epidemiologico. Sicuramente lì c'era gente che non lavorava, questo pensavo. Invece quando sono entrata ho trovato dei ricercatori bravissimi, che producono tanti studi, che ogni 6 anni producono delle pubblicazioni, ma che sono stanchi del fatto che queste pubblicazioni servono alla politica solo per andarci a fare le conferenze stampa e non li legge neanche e non li usa per programmare l'offerta sanitaria. Quindi la nostra proposta è che queste pubblicazioni, questi dati si fanno ogni 3 anni. La politica li legge, li studia e rende conto ai cittadini, perché dobbiamo capire quali sono le malattie di un territorio e quindi prima di tutto perché si ammalano di quella malattia in quel territorio e agiamo in prevenzione. E poi di conseguenza quali sono i reparti che dobbiamo potenziare e quali sono quelli che possiamo lasciare così come sono. Questo, ecco, è il nostro metodo e la nostra proposta. In questi mesi sapete che sono stata al centro di pressioni politiche da parte del Partito Democratico, voglio precisarlo, il Movimento 5 Stelle non mi ha mai fatto pressioni di questo tipo, enormi. E questo, veramente, delle pressioni, io potevo diventare sottosegretario, molto allettanti qualche volta,
lo ammetto, io potevo diventare sottosegretario da un momento all'altro, stando a quello che leggevo sui giornali, ovviamente, mentre i vari emissari mi facevano arrivare altri messaggi, vicepresidente regionale sicuro, assessore all'agricoltura, assessore alla sanità e anche sindaco di Bari, perché poi Michele Emiliano è maestro nel vendersi anche quello che non ha, come la città di Bari, con la frase che De Caro tutto deve avere. Queste sono state proprio le parole che mi sono state riferite. Io non ho accettato e non ho mai avuto dubbi, perché già nel 2015 avevo ricevuto la richiesta da Michele Emiliano di diventare assessore all'ambiente, ma la sua richiesta era stata molto esplicita e lui mi aveva detto: prendi l'assessorato all'ambiente, me lo disse in diretta TV, quindi lo potete vedere tutti su YouTube, a Telenorma me lo disse, prendi l'assessorato all'ambiente, in cambio io mi accontenterei di un'astensione su tutte le altre materie. Astensione significa non votare né sì né no su tutte le altre materie, quindi agricoltura, opere pubbliche, sanità. In sostanza, in sintesi, possiamo dire che mi ha detto: prenditi questi soldi e stai zitta. Questa è stata la sua proposta. Io ovviamente ho rifiutato di vendere il mio silenzio in cambio di una poltrona. Soldi che poi sono finiti a Stea, sono finiti a Caracciolo. Per carità, se li è presi un esponente del centrodestra, perché poi ha trovato un assessore del centrodestra. Ho rifiutato perché avrei avuto dei ruoli di prestigio, per carità. Anzi, c'era anche un'altra garanzia, che se io avessi voluto evitare di fare la figuraccia di andare con lui dopo che per 5 anni gli ho fatto un'opposizione durissima, beh, non dovevo preoccuparmi. Questo è stato riferito sia a me che alla mia famiglia, ai miei genitori, da emissari, avrebbe trovato il modo di sistemarmi a vita. Queste sono state le parole. Detto fra noi, io ero sistemata e sappiamo quanto è importante essere sistemati in questo paese. Io ho rifiutato perché erano dei ruoli di prestigio, ma in cui non avrei potuto fare niente, perché noi ci candidiamo a risolvere dei problemi che questa regione si trascina da una vita: le liste d'attesa, i disservizi all'agricoltura, i vitalizi agli ex consiglieri regionali, uno spreco da 10 milioni di euro che abbiamo provato a combattere più volte, i centri per l'impiego inefficienti. E quando vuoi risolvere dei problemi così vecchi, beh, non puoi, lo sai perfettamente che non puoi avere al tuo fianco chi questi problemi li ha creati, perché noi dobbiamo andare a risolvere i problemi che hanno creato loro, sia Fitto che Emiliano. Ed è questo quello che ci ha dato la motivazione. Sono contenta perché ho avuto sempre la squadra al mio fianco. Io avevo i candidati che spesso mi chiamavano preoccupati che io cambiassi idea rispetto a quello che leggevano sui giornali, ma noi non abbiamo mai avuto dubbi, perché guardate, quando hai così chiaro dove vuoi portare la regione Puglia, perché è da un anno che lavoriamo al programma elettorale, i candidati lo hanno firmato questo programma elettorale, tutti, sia quelli della lista del Movimento 5 Stelle che quelli della lista della società civile, quando è così chiaro dove vuoi andare, hai altrettanto chiaro chi è utile al progetto e chi invece non lo è, chi deve stare al tuo fianco e chi deve stare lontanissimo. E Fitto ed Emiliano devono stare lontanissimi da noi, perché abbiamo bisogno di affrontare questi temi e di risolverli. Ora voglio dirvi l'ultima cosa: si vota con due croci e se volete potete anche aggiungere due cognomi, due preferenze. La prima croce è sul nome del candidato presidente che trovate già scritto sulla scheda. La seconda croce è sulla lista, che può essere anche non collegata al candidato presidente che avete scelto, facendo il cosiddetto voto disgiunto. A vincere le elezioni regionali non è l'insieme delle liste, la coalizione o la lista che prende più voti, ma è il candidato presidente che prende un voto in più degli altri candidati presidente e ha automaticamente la maggioranza dei seggi, perché c'è il premio di maggioranza e quindi amministra da solo con un'opposizione. E io mi auguro di avere, se dovesse essere presidente, un'opposizione come quella che sono stata io, che non ha fatto sconti a nessuno ma che ha fatto anche molte proposte. Alcune sono passate, come la banca della terra e il reddito energetico, altri si sono infranti contro il muro della vecchia politica, tipo l'abolizione dei vitalizi e il ricalcolo con il metodo contributivo. Vi dico questo perché noi, se scrivete anche le due preferenze, potete scriverne anche una sola e non c'è nessun problema. Se ne scrivete due, state attenti che siano un uomo e una donna o una donna e un uomo, altrimenti se scegliete due dello stesso sesso, la seconda preferenza si annullerà. Quello che voglio dirvi è che noi il 20 e il 21 settembre non decideremo se la Puglia è di destra o di sinistra o del Movimento 5 Stelle, se tifa Di Maio, se preferisce Zingaretti, Di Battista, Crimi, Meloni, Salvini. Non è questo che andiamo a decidere.
Noi andiamo a decidere il 20-21 settembre a chi vogliamo affidare la gestione dei soldi e della sanità in particolare, del turismo, dei trasporti, delle infrastrutture, dei centri per l'impiego. E se vogliamo farlo, se vogliamo affidare questi settori strategici alla nuova politica che ci ascolta continuamente e pensa continuamente a noi, ai cittadini, quella di Antonella Ricchia, o alla vecchia politica, che a qualcuno può pure piacere, per carità, di Michele Emiliano e Raffaele Fitto. Questa è la domanda che troviamo sulla scheda e la domanda a cui dobbiamo rispondere. In questi giorni ci sono molti bandi di assunzione che sono nati come funghi, finanziamenti e anche scandali e anche inchieste. C'è l'assessore Pisicchio che è indagato in questo momento perché lui o il fratello avrebbero promesso dei voti, degli alloggi popolari in cambio di voti alle regionali. C'era il figlio dell'onorevole Cera che è indagato per corruzione, voto di scambio, perché praticamente andavano da lui, stando a quello che leggiamo sulle intercettazioni e sui giornali, andavano da lui i cittadini nel suo ufficio a chiedere un favore, ed erano così tanti che per aspettare il loro turno prendevano il biglietto come in salumeria. Queste cose qui succedono, a volte sono illegali, a volte sono legali. Noi ci sentiamo legati a un politico semplicemente perché lo conosciamo, perché ci piace, perché è gentile, perché ci ha risolto un problema. Questo vuol dire che ci sarà un voto clientelare, quando non proprio illegale, ci sarà, insomma, è così, si vede in questo momento, e produrranno appunto dei voti e delle percentuali. Ora noi possiamo decidere se questi voti possono essere ininfluenti oppure possono essere decisivi. Sono decisivi, producono percentuali altissime se la maggior parte dei cittadini pugliesi resta a casa, perché loro non hanno i soldi per comprare tutti i 4 milioni di pugliesi. E quindi la gente per bene farà la differenza. Se resterà a casa, quei pochi voti lì saranno percentuali altissime e decideranno il nostro futuro, la nostra vita quotidiana dei prossimi 5 anni. Ma se invece andranno a votare, sceglieranno quello che ritengono che merita più fiducia, allora avremo un voto più partecipato e soprattutto una vera opportunità di cambiamento per la nostra regione, a partire dai servizi che ci stanno più a cuore, come il lavoro, come la sanità, come i trasporti. Andiamoci a riprendere la regione Puglia, è nostra, restituiamola ai cittadini, decidiamo insieme il nostro destino. Io sono con voi e spero che anche voi siate con me. Vi ringrazio tanto e andiamo a fare insieme questa scrittura della nostra storia e della nostra regione, il 20 e il 21 settembre. Grazie Antonella, come diceva, c'è la possibilità in queste elezioni per